a gara espletata fu fatta un'aggiudicazione provvisoria, salvo poi fare le successive verifiche, no? Per passare poi a tutti gli adempimenti successivi. Probabilmente si è voluto mettere tutto questo, no, nella questione di questi ultimi giorni, forse per deviare l'attenzione principale. Il problema, che non c'è mai stato, quindi il nodo, assessore, non si è sciolto, come ha detto martedì, da solo. No, il nodo non c'è mai stato. Su questa questione, il nodo non c'è mai stato, perché nel momento in cui al 31 di dicembre non è stato rendicontata la spesa e quindi il fondo si è trasformato da festa a parte, non c'è mai stato il problema. È solo che noi ve lo abbiamo detto, noi ve lo abbiamo ricordato, ma voi eravate distratti, forse lei in quel momento non era direttamente interessato, ma evidentemente altri che dovevano ascoltare e sapere dovevano riferirglielo al momento in cui lei ha accettato quel ruolo. Ma non certamente noi possiamo venire a fare il riassunto delle puntate precedenti ogni qualvolta, no, c'è una scelta dell'amministrazione. Quindi questa questione, sapete come nasce, assessore? Io sono un nostalgico. E il nostalgico è anche quello che purtroppo si convince delle proprie idee. No. Quando noi, per bocca del collega Vincenzo Lao, che poi ricordava una idea condivisa da tutti e sei, ebbe modo di rappresentare al Presidente del Consiglio che noi su quello che si è detto durante la conferenza con i cittadini, con i commercianti, non condividiamo assolutamente quello che è stato detto perché non vero, allora evidentemente questo input correttamente è stato dato per un ulteriore approfondimento, perché altrimenti è logico o illogico che si fa prima una conferenza cittadina, siamo tutti contenti, se si crea questo allarmismo ingiustificato in tutta la categoria della piazza, per poi andare il giorno dopo o prima del Consiglio Comunale e andare a verificare, ma in effetti sta data dal 30 ottobre, da dove è uscita? Da dove è uscita? Il fondo FESR non esisteva più, quindi ovviamente non poteva essere rendicontato entro il 30 ottobre. E poi un'altra considerazione a cui accennava il collega Colonna, ma è possibile che, io non credo di dire una cosa a voi non nota, io non ho per niente considerazione di come state lavorando, parlo in termini generali, sì, perché io registro soltanto inefficienze, proprio inefficienze che gridano vendetta, però uno alla fine, ma arrivare a leggere messaggi telefonici, perché poi questa è sempre questa la concezione, no? Che nasce evidentemente da un'idea di onnipotenza, nasce dalla convinzione di chi, essendo stato, come dire, delegato a guidare il paese, è il capo di tutto, indiscusso, è il padrone forse di tutte le situazioni ed è il riferimento di ogni cosa. E allora non si immagina, no, prima di tutto, che esiste comunque un 49% che non ha votato proprio per questa amministrazione. Ma le amicizie poi possono andare anche al di là del momento elettorale più, come dire, diretto, e leggere che ci sono all'interno della maggioranza, assessore, queste fughe, per chi si deve prendere il merito del differimento dei lavori da luglio a dopo la Madonna. C'è questa corsa all'interno della maggioranza che è vomitevole. Non lo so, è offensivo questo termine, Presidente, è vomitevole. Cioè andare a speculare su queste situazioni, c'è un disagio oggettivo di una categoria
che peraltro non aveva da temere nulla perché non c'era nessuna scadenza creata dall'amministrazione ingiustificatamente, e ora sgomitare a chi se ne prende i meriti di un niente è vergognoso. Ma come si fa? Io veramente rimango allibito, e siccome non mi voglio agitare più di tanto, dico: signori, e mi riferisco ai miei concittadini, se questo è quello che voi avete voluto, va bene, vi sta benissimo, continuate a gestire il paese in questa maniera proprio becera, continuate, perché certamente non è che dobbiamo stare adesso a tirar fuori, no, ma non credo di dire nulla di anomalo, di strano, perché ovviamente sia chiaro questo fatto: qualsiasi cosa si dice da questi banchi è sempre supportato da documentazione, sempre. Quindi, detto questo, concludo dicendo che nell'intervento dell'assessore l'esordio è stato: con il mio inserimento mi sono dato una priorità programmatica. La prima priorità era quella di evitare di perdere i finanziari. Io sinceramente devo dire, come priorità è molto scarsa. Cioè, non la mia priorità è quella di andare alla ricerca di finanziamenti, quella cioè di andare a trovare altre risorse per questo paese, per lo sviluppo economico del nostro territorio, delle nostre categorie. No, la nostra priorità è quella, la tua priorità è quella di non perdere i finanziamenti. Sono proprio, lui è preoccupato. Io ti dico, assessore, c'è stata la verifica, un'ispezione, credo, un sopralluogo, chiamatelo come volete, di funzionari o dirigenti del ministero la settimana scorsa, tre settimane fa, a proposito della scuola Arianna. Ci vuole dire, per cortesia, che cosa è venuto fuori dal resoconto di questi, vogliamo chiamarli ispettori ministeriali, non lo so, dei funzionari? La morale è che questa amministrazione, tra le tante chicche, ne ha fatto un'altra che io vi accennai in occasione dell'approvazione del piano annuale e triennale delle opere pubbliche. In quella circostanza vi dissi, perché l'ho appresi proprio in maniera sconcertante, che sul progetto, sul finanziamento della Arianna, per il recupero della scuola materna, quello della piazza, poi lo riprendiamo questo discorso. Grazie Presidente. Allora, per chiarezza, mi sembra ovvio e scontato che comunque è chiaro che uno deve darsi da fare per cercare e di governare, cercando di prendere più finanziamenti possibili, perché sappiamo benissimo che con i fondi di bilancio quasi non si riesce a tenere la vita sulla strada con i bilanci di oggi. Per cui è ovvio che l'amministratore
per cercare di far crescere la propria collettività va alla ricerca dei finanziamenti, così come stiamo facendo e partecipando il più possibile per quanto ci è consentito e quello che è la nostra conoscenza. Però tra le priorità per me è anche quello, perché non è che siamo masochisti, di quello di non perdere, laddove sempre è possibile, quello che le precedenti amministrazioni hanno. Allora, siccome non è che uno deve buttare l'acqua sporca con tutti i bambini, uno nel momento in cui io mi sono insegnato, ho detto bene, andiamo sicuramente a cercare di altri finanziamenti, ma io devo mettere nel mio stipendio quello che già è stato preso. Per cui, siccome dopo ho anche se ero consigliere, ero lo stesso attento, ma quindi ho visto i manifesti, le cose, le perdite di finanziamenti di questo. Siccome ho sempre voluto dare il massimo, nel momento in cui sono entrato a far parte di una squadra, se mi consenti, una delle mie priorità, non ho detto dell'amministrazione, era quello di mettere al sicuro dei finanziamenti che erano stati intercettati dalla precedente amministrazione. Io lo posso dire ad alta voce, anzi lo dico in qualunque occasione, io lo dico e lo dirò sempre. E quindi naturalmente tra le priorità e quindi tra i finanziamenti da salvare a tutti i costi, oltre alla Montessori naturalmente c'era e c'è quello di Piazza Venezia. Tu lo sai benissimo, mi rivolgo a te Stefano, nel momento in cui mi sono insediato, il mio caposettore di riferimento, naturalmente non è né il funzionario regionale, né l'assessore regionale, né altri. Per me il mio rapporto e la mia interfaccia diretta è esclusivamente il capo settore nella persona dell'ingegner Grandi, persona che abbiamo più volte elogiato e stimato e pubblicamente incognato, per cui il mio riferimento è assolutamente Vito Grandi. È individuato anche dalla precedente amministrazione, il RUP, nella persona di Gianni Bonanni. Nel momento in cui ufficialmente informano il neo assessore ai lavori pubblici e chiedo informative rispetto a un procedimento, rispetto allo stato dell'arte, e mi danno, perché non è che posso mettere in dubbio delle date, delle situazioni, io naturalmente le prendo per buone, Stefano, io le prendo per buone. E credimi, il fatto di non aver approfondito certe situazioni, diciamo, io ho rivisto la mia posizione di una settimana fa, ma non perché temevo la rivolta dei commercianti, perché io mi so anche assumere, ma perché di fatto il nodo che è venuto fuori, la mia preoccupazione seria, era sì quello di creare il disagio e comunque alla fine, perché comunque noi sappiamo benissimo che dove comincia un cantiere e dove ci sono i muratori, dove ci sono, c'è polvere, comunque c'è il disagio. Naturalmente la mia preoccupazione era ed è quella di mettere nello scritto e mettere al sicuro un finanziamento. Nel momento in cui comunque per forza di cose io ho detto io questo finanziamento lo devo salvare, costi quel che costi, vado a Roma, ovunque, sarei andato ovunque pur di salvare il finanziamento, e nella mia informativa erano, e quindi avevo un cronoprogramma e delle scadenze diverse. Nel momento in cui mi si sono posti dei nodi di progettazione importanti, il sottoscritto la prima cosa che ha fatto dell'indomani e andare in regione, ma non sapevo che avrei potuto avere più respiro. La mia preoccupazione era, madonna mia, come dobbiamo fare? Qua veramente il problema è serio, proprio perché l'attenzione è massima rispetto a queste cose. E adesso entro nel merito della continuità. Allora, il fronte mare
quello di Poitras, intanto ti posso garantire che non è completato. Intanto ti posso dire che oggi il nostro lungomare è apprezzato da tantissimi e veramente non lo devo dire io perché comunque, ma dopo quel progetto naturalmente vedrà a breve con altri finanziamenti, e qua ci sono i finanziamenti per completare quella parte là. Però noi avevamo anche previsto in continuità, ecco là la continuità, il progetto Poitras non riguardava solo e soltanto quel tratto di fronte mare, ma naturalmente includeva la parte che va dalla capitaneria sino ai cantieri, includeva piazza 20 settembre, sì, giustamente diceva Giuseppe, con un serpentone diverso, però comunque in continuità rispetto a una riqualificazione di una piazza che volevamo, perché ormai bisogna assolutamente dare priorità al pedone e non alle autovetture. Quindi il fatto che la precedente amministrazione, in continuità con la volontà politica di riqualificare piazza 20 settembre, poi io sono stato sinceramente abbastanza contento che si è voluto comunque continuare sul fatto di riqualificare, quindi la volontà politica comunque di lavorare su piazza 20 settembre, e successivamente andremo anche a lavorare per la seconda zona dalla capitaneria ai cantieri, quindi proprio per l'intenzione di dare una rigenerazione alla nostra città. Quindi è su questo che io vedo la continuità. E dopo, siccome ho detto prima e ho dichiarato, io sono abbastanza curioso, io ho visto anche i progetti e la domanda che è stata inoltrata nel quando i fatti avete presentato, ti posso garantire che rispetto a quella bozza, perché di questo si trattava quando si è fatta giustamente domanda, oggi è cambiato, non dico totalmente, ma quasi. Le prescrizioni avute dalla sovrintendenza, e non entro nel merito, hanno portato a un'evoluzione di quella bozza in un qualcosa che ad oggi non è ancora diventato esecutivo e definitivo, penso. Allora, siccome deve essere il progetto di tutti, iniziato sicuramente, nel momento in cui sarà validato al 100%, io lo porterò all'attenzione, perché giustamente deve essere un qualcosa sentito da tutti, lo porterò all'attenzione e sarà sicuramente una bellissima realizzazione, perché ripeto, non è un semplice rifacimento di quello che sarà la parte superiore, ma con tutti i sottoservizi, con tutta la situazione, dicevi, non è che ti devo convincere, lo so che non ti devo convincere, ma è anche un modo per informare tutti che comunque c'è la volontà in continuità e quindi politica di riqualificare il centro, il salotto buono della nostra città, anche da parte di questa amministrazione, cercando laddove possibile di dare anche delle direttive per metterci anche qualche correttivo rispetto a delle situazioni naturalmente allora pozze, tra un po' definitive. Per cui era su questo che non è che ho voluto mischiare o fare il pastrocchio, quindi è continuità. Sicuramente dopo ci sono delle vedute diverse, ma su queste cose non tanto diverse, perché nel momento in cui il fronte mare sarà terminato, perché ad oggi è monco rispetto alle spiagge urbane e rispetto al vero progetto Poitras, naturalmente ti vorrò incontrare allora, quando sarà terminato quel progetto, e che comunque, guarda caso, oggi purtroppo per la piazza ha perso molte potenze la piazza, perché la maggior parte delle persone stazionano oggi sul fronte mare,
e siccome vorremmo riqualificare anche la piazza, faremo in un e l'altro, quindi io vedo continuità politica in questo senso qua, quindi non vedo uno steccato delle differenze di vita, perché voi proprio in virtù di questa cosa qua avete anche presentato domanda, quindi io la vedo, dopo se voi o tu non la vedi, non so cosa pensate, grazie. Grazie, prego consigliere Vincesiano, vai a parlare. Era insoddisfatto perché ovviamente io continuo a rimanere assolutamente convinto di quello che dico, e cioè la differenza sta nella cura, nella scelta dei materiali, nella scelta di cose che... Ma è questo lo vedremo, perché voglio dire, non credo che le cambiate tutte, perché se le cambiate tutte, faccio adesso una formale denuncia, e allora piace, cerchiamo di essere seri, perché se in fase di gara vengono fatte delle proposte che possono essere migliorative, che possono essere integrative, è quello che non riesco a concepire da parte vostra, è quella che cercate sempre di intrupparvi in qualcosa che non vi compete. Cioè la scelta di trasformare l'illuminazione a LED non è la vostra, faceva parte delle offerte migliorative. La questione della raccolta delle acque bianche non è una scelta migliorativa. Se poi la sovrintendenza dice che anziché la basola da usare per la strada devi mettere l'asfalto, è una scelta peggiorativa che ha voluto insinuare la sovrintendenza. Non ci possiamo fare niente, ma non siamo né noi e né voi. Quindi che facciamo? Abbiamo cambiato? Non avete cambiato niente. Voi personalmente non avete cambiato niente.